Buongiorno, buona Pasqua e buona domenica a tutti i fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Oggi è la giornata delle pagelle pasquali. Oggi è la giornata delle pagelle di Bologna Inter e noi possiamo passare una Pasqua stupenda. Passiamo una Pasqua da capolisti. Passiamo una bella Pasqua in fuga, perché momentaneamente, come ho già detto ieri, l'Inter ha le mani sullo scudetto. Dipende tutto da noi, il destino è tutto nelle nostre mani, ma partiamo con ordine. Handanovic, 6. Handanovic non si è mai sporcato i guanti. Il Bologna ha creato delle potenziali occasioni, però Handanovic non ha fatto nessuna parata particolarmente difficile, ha fatto una buona respinta, ha respinto bene su una conclusione di Svanberg e poi per il resto il nulla, ha fatto un po' le parole crociate, è rimasto attento, ha dato una buona sicurezza, però non posso dargli più di 6. Bastoni, 8. Bastoni ieri è stato eccezionale, Bastoni ieri ha fatto una partita sontuosa perché non solo ha fatto delle chiusure stupende che hanno tenuto in piedi la difesa, ma ha fatto pure il cross vincente per Lukaku, e che cross, perché è andato giù sul fondo e poi gliel'ha messa praticamente sulla testa, ha fatto un cross perfetto, è stato eccezionale Bastoncino. Purtroppo è stato ammonito e non ci sarà nella partita contro il Sassuolo, ma è stato ammonito per colpa di Brozovic, perché Brozovic a centrocampo ha perso una palla pericolosissima e Bastoni in un momento delicato è stato obbligato a fare fallo, però per il resto è stato eccezionale, 8 pieno, migliore in campo. Ranocchia, 7,5. Ranocchia ieri ha fatto una partita perfetta, è stato sontuoso. Voglio dire la verità, io non mi vergogno a dirlo, Ranocchia l'ho spesso criticato, soprattutto quando era il capitano, soprattutto quando era titolare dell'Inter, era titolare di un'Inter oggettivamente scandalosa, lui era però il simbolo di quell'Inter lì ed è soprattutto era il simbolo di un'Inter che noi interisti non volevamo più vedere. Come seconda linea però in questi anni si è comportato decorosamente, ma non solo ieri, anche nelle scorse partite, quest'anno quando è stato buttato nella mischia ha sempre risposto presente. Ieri ha fatto una partita eccezionale secondo me, perché non era facile reggere in velocità contro i giocatori del Bologna, soprattutto contro Barrow, che è un giocatore rapido, scattante, che spesso e volentieri ti va a creare la superiorità numerica. Ieri l'ha creata poche volte perché Ranocchia ha sempre fatto alla grande il suo lavoro, quindi 7,5, bravo Ranocchione, mi raccomando, continua così, non farmi ricredere. Tu non rinnoverai il contratto, a giugno te ne andrai, però speriamo tu possa finire in bellezza la tua avventura all'Inter. Non è stata un'esperienza facile, sei stato criticato, però mi auguro per te che tu possa vincere questo scudetto e andar via con il dovere compiuto, diciamo così. Quindi 7,5. Skriniar, 7,5 pure lui. Skriniar, l'ho già detto ieri, non è più una sorpresa, Skriniar è una certezza, Skriniar è un punto di forza, Skriniar è tutto, Skriniar è il nostro principale punto di riferimento del reparto difensivo, è una colonna portante, una muraglia difficilissima da superare, pure ieri ha fatto un errore dove quello lì poi ha colpito la sparata sulle stelle, però per il resto ha fatto una partita ottima, eccellente, ha marcato benissimo, ha fatto i falli al momento giusto, non è ricaduto nei suoi soliti errori in fase di impostazione, ha dimostrato grande solidità, difensore solido, tenace, soprattutto combattivo, grande Skrinko, una colonna dell'Inter di Conte. Skriniar è uno dei simboli dell'Inter di Conte, perché Skriniar l'anno scorso era stato criticato e messo sul mercato, quest'anno sta facendo la differenza, sta tenendo in piedi la baracca insieme ai suoi compagni di reparto, quindi eccezionale, 7,5. Passiamo al centrocampo e qua purtroppo ho il dovere di bocciare un po', perché non mi è piaciuta ieri la prestazione del nostro centrocampo. Brozovic, 5,5. Io Brozovic lo devo bocciare, purtroppo,
perché mi era piaciuto per 80 minuti, si stava confermando, poi negli ultimi 15-20 minuti ha voluto spegnere il cervello, ha staccato completamente la spina e ha fatto due errori gravissimi, ha fatto di quelle cazzate allucinanti, si è fatto ammonire, ha fatto ammonire Bastoni, ha perso delle palle pericolosissime a centrocampo, cioè deve rimanere concentrato tutta la partita, non può perdere la bussola in certi momenti della partita. Meno male che poi è tutto passato in secondo piano perché l'Inter ha tenuto in pugno il risultato. Perché se il Bologna fosse andato a pareggiare in quell'occasione là, io gli avrei messo le mani al collo. Tutti noi gli avremmo puntato il fucile contro. Quindi meno male che è andato tutto per il verso giusto, però è calato troppo nel secondo tempo. Nel primo tempo mi era piaciuto, era stato in grado di dare ordine, era stato preciso, non mi era piaciuto abbastanza. Poi ha voluto spegnere il cervello, ok? Che è tornato da poco pure lui, però non può essere così discontinuo nei 90 minuti. È un po' pazzo Brozovic, lo conosciamo bene. Non ci sarà la prossima contro il Sassuolo per l'ingenuità che ha commesso nel secondo tempo, però speriamo che già dalla partita con il Cagliari possa tornare ai suoi livelli di sempre. Quindi 5 e mezzo. Barella, 5 e mezzo pure lui. Barella è uno dei miei pupilli, lo sapete benissimo. Però ieri pure lui onestamente non mi è piaciuto, l'ho visto un po' scarico fisicamente, l'ho visto un po' stanco, l'ho visto un po' stanco, non l'ho visto reattivo e combattivo come le volte scorse. Ci può stare perché non è mica una macchina, pure lui deve un po' rifiatare, pure lui deve un po' riposare perché è stato spremuto come un limone da Conte in tutta questa stagione. Ieri però non ha offerto una grande prestazione, quindi si merita un 5,5. Eriksen, 6. Eriksen dei tre dei nostri centrocampisti è quello che mi è piaciuto di più, perché è stato sostituito, secondo me, ingiustamente perché poteva rimanere in campo. Secondo me stava dando ordine, stava dando geometria, stava dando pure il suo contributo in fase di contenimento perché ha vinto pure dei contrasti interessanti a centrocampo, ha fatto ripartire la squadra nell'occasione che ha portato al palo di Lautaro Martinez. Non mi è dispiaciuto complessivamente, non ha fatto niente di memorabile, però in ogni caso, al contrario di Brozovic e di Barella, il suo contributo l'ha dato ed è stato più costante nei ritmi di gioco. Ha dato più qualità di Barella ed è stato più costante nei ritmi di gioco di Brozovic, che nei minuti finali ha spento completamente il cervello. Quindi si merita un 6, una sufficienza, niente di eccezionale, però buon bene così, considerando che pure lui è tornato da pochi giorni. Quindi bisogna considerare tanti punti di vista, bisogna considerare tanti aspetti. Un aspetto positivo è che comunque il suo contributo ieri l'ha dato. Young, 6. Young ieri era obbligato a sostituire Perisic. Perisic in questo momento della stagione è un giocatore fondamentale per il nostro equilibrio perché Conte l'ha migliorato, Conte l'ha fatto crescere, Conte gli ha dato fiducia. Non è facile sostituirlo. Young ha fatto una partita senza infamia e senza lode. Cioè non ha fatto errori clamorosi, però dal centrocampo in su obiettivamente poteva fare di più. Non è mai stato pericoloso, non ha creato niente di particolarmente importante. Però difensivamente parlando, di errori ne ha commessi zero. Quindi io gli do, gli voglio, non gli do 5,5, voglio cambiare un po' giudizio, gli do 6 per compassione, perché Young è un giocatore che ha le valigie pronte, probabilmente a giugno pure lui ci saluterà, non lo rimpiangeremo probabilmente perché Young non è che abbia dato un contributo fondamentale quest'anno. L'anno scorso era partito bene, era partito col piede giusto, poi si è un po' perso, eppure è normale perché è un giocatore che va sui 35 anni se la memoria non mi tradisce. Quindi gli do un 6 per compassione. Hakimi, 5. Hakimi ieri è stato inguardabile. Hakimi è stato il più negativo di tutti. Lo dico nonostante continui a credere nelle sue qualità, penso che sia un giocatore di assoluto valore. Però ricordo a tutti che è un giocatore di 22 anni, che è al suo primo anno in Italia, e quindi non è facile rendere sempre al massimo. Pure Hakimi è stato spremuto abbastanza, sia da Conte sia dal commissario tecnico della nazionale marocchina, che secondo me ci ha causato un danno. Perché
perché l'ha fatto giocare due partite su due e ieri Mihajlovic ha detto una cosa giustissima, ha detto una cosa totalmente condivisibile. Ha detto, lui parlava di Tomiyasu che si è infortunato perché era stato spremuto dal commissario tecnico del Giappone. Ma io mi faccio questa domanda, è così necessario far giocare tutti i tuoi giocatori più importanti in delle partite del tutto inutili, in delle partite che lo stesso Mihajlovic ha ribattezzato come le partite della Coppa del Nonno? Cioè, per il commissario tecnico del Marocco era così, era obbligatorio far partire Hakimi due partite su due contro il Burundi e contro l'Algeria. In queste due partitelle di seconda fascia è obbligatorio farlo partire titolare sempre e comunque. Non ha una valida alternativa il Marocco sulla fascia destra. Cioè, mi faccio sta domanda. Non dico che lo devi far giocare zero partite perché è giusto che un commissario tecnico abbia i suoi progetti. Ma fallo riposare almeno una partita, non me lo spremere completamente, perché Hakimi deve vincere lo scudetto con l'Inter, deve fare ancora la differenza, non è finito il campionato per lui, non è che abbiamo già, non siamo già matematicamente campioni, quindi è giusto, secondo me è stato spremuto troppo, però detto ciò non lo giustifica perché per esempio anche Bastoni è stato spremuto, cioè ha giocato con la Lituania pochi giorni fa e ieri Bastoni non ha fatto passare niente nessuno. Quindi non lo giustifico, gli do un'insufficienza pesante perché 5 non è un bel voto, però secondo me se fosse stato utilizzato diversamente sarebbe stato più fresco ieri, questo è il mio parere. Però detto ciò, 5 perché è sempre giusto essere onesti con tutti, anche con i giocatori che stimo. Quindi Ashraf, 5 te lo meriti, mi spiace, ma è così. Passiamo al reparto offensivo, Lautaro, 6,5. Lautaro mi è piaciuto. Lautaro ha dato una buona imprevedibilità alla manovra, pure se non è stato particolarmente servito, non è stato servito bene dai suoi compagni perché l'Inter no, non ha creato molto, però delle buone cose secondo me le ha fatte, ha quasi segnato un bellissimo gol nel secondo tempo, purtroppo è stato fermato solo dal palo, si è conquistato dei falli importanti, ha dato il suo contributo, ha fatto una partita intelligente, ha dato sostanza dal centrocampo in su, quando partiva palla al piede, quando toccava palla a lui, i difensori del Bologna lo raddoppiavano in continuazione, quindi cioè, ha fatto una partita, è stato furbo ieri, è stato sostituito da Sanchez, io invece non mi sarei vergognato a togliere Lukaku perché Lukaku era un po' stanco, si vedeva nel secondo tempo, si faceva fatica a reggersi in piedi, Lautaro invece si è riposato tutte queste settimane perché non è partito con la nazionale argentina, invece lui ha deciso di sostituire Lautaro, che però il suo compito l'ha eseguito alla grande. Non ha fatto una partita molto diversa da quella di Lukaku, con una piccola differenza. Lukaku ha segnato il gol decisivo, Lautaro no. Lautaro è stato un po' più fortunato, però i nostri attaccanti, tutto sommato, mi sono piaciuti. Infatti, pure il nostro Romelone si merita un 6,5. Romelone ieri ha segnato il gol decisivo, non dico che ha segnato il gol scudetto perché non è ancora ufficialmente finita, però ha segnato un gol fondamentale per la nostra stagione, perché ieri dopo i pareggi di Milan e Juventus era necessario rispondere a tono e sfruttare questa occasione più unica che rara. E Romelu, nonostante ieri non abbia offerto una delle sue migliori partite, comunque il timbro l'ha lasciato, la firma ce l'ha messa e questo vuol dire essere un grande giocatore. Per quanto mi riguarda, i grandi giocatori, anche quando non sono in giornata, qualcosa devono pur fare. Lui ieri dei pericoli li ha creati, lo vedevo sempre, l'ho seguito con particolare attenzione quando partiva, i difensori del Bologna lo triplicavano, lo picchiavano perché lo temevano probabilmente. Questo è importante perché averlo anche al 50% è sempre importante perché un giocatore che in ogni caso ti va sempre a creare dei pericoli, ti va sempre a tenere impegnati dei difensori avversari. Ieri se lo sono persi una volta e in quella volta li ha puniti. Grande Romelu, 6,5, sempre più uomo decisivo, l'uomo che ti sta trascinando a suon di gol verso l'obiettivo finale, già ha segnato 20 gol. Ricordo a tutti coloro che criticano Conte che quando il Manchester ce l'ha venduto molti tifosi stappavano lo spumante, ora Lukaku è tutto un altro giocatore, cioè è cambiato positivamente in una maniera incredibile. Quindi 6,5 e mi raccomando Romelu, non ti fermare, continua a sfondare le reti e continua a farci godere. Grande Romelu, 6,5. Parlando ora un attimo
dei subentrati, Gagliardini. Gagliardini gli voglio dare 6. Erano tutti preoccupati quando l'ha fatto entrare al posto di Eriksen, tutti temevano che potesse fare degli errori gravi, invece si è comportato correttamente, cioè ha picchiato, ha fatto legna, ha coperto, ha fatto il suo dovere. Un giocatore come lui non ha il dovere di dimostrare di essere un fuoriclasse perché sa di non esserlo, però ha il dovere di fare le cose semplici. Lui ieri ha fatto le cose semplici, ha picchiato, ha fatto legna in un momento comunque delicato perché la partita era scorreva sul filo del rasoio, il Bologna poteva pareggiare i conti da un momento all'altro, lui ha picchiato, Sprodit. Questo entro, picchio e vinco. Questo con queste tre parole potrebbe riassumersi la partita di Gagliardini. Sanchez, 6,5. Sanchez, come Lautaro, mi è piaciuto. È entrato molto bene in partita, si è conquistato dei falli preziosi, purtroppo non li ha battuti bene, però in ogni caso dei pericoli ha provato a crearli. L'Inter in quel momento stava speculando sul gol di scarto. Lui è entrato e comunque delle potenziali occasioni le ha create, quindi mi è piaciuto, speriamo possa partire titolare col Sassuolo perché sarebbe giusto cambiare un po' di giocatori. Sanchez mi sembra fresco, mi sembra in forma, che lo faccia giocare col Sassuolo perché l'andata ha fatto molto bene, ha segnato e ci ha fatto vincere, speriamo possa ripetersi. Poi vediamo, ricordiamo un po', ecco, Darmian 6, Darmian ha sostituito uno Young onesto, uno Young decoroso e si è comportato nello stesso modo, cioè ha eseguito il suo compito, nulla di più doveva fare. Io da giocatori come Darmian, Gagliardini, Vessino, da tutte le seconde linee non posso mica chiedergli la luna, non posso mica chiedergli di risolvere le partite perché non sono come si dice, giocatori di quello spessore tecnico, devono semplicemente fare il loro dovere e ieri l'hanno fatto. Vessino invece per ultimo si merita un senza voto perché è entrato un minuto dalla fine e non ha fatto niente di che. Conte, 6,5. Allora, io Conte lo voglio premiare per la mentalità che sta dando a questa squadra e per la solidità che sta dando a questa squadra qui. Perché Conte sta tenendo tutti sulla corda, sta dando una grande organizzazione tattica. Si vede che segnare all'Inter è difficilissimo. In queste partite l'Inter ha preso gol solo dal Torino e dal Parma, dal Torino su un mezzo gol irregolare, dal Parma pure, dal Parma su un errore di Perisic, col Torino pure, l'Inter è una squadra solida. Detto ciò però, quindi grandi complimenti gli voglio fare per la mentalità che sta trasmettendo a tutti e lui su questo è il numero uno in assoluto, lui è un motivatore eccezionale, penso sia il più grande motivatore insieme a Mourinho che l'Inter abbia mai avuto, cioè un leader, un condottiero, un grande trascinatore. Questo è Antonio Conte, mi sono piaciute le sue dichiarazioni nel post partita, mi ha fatto sorridere l'abbraccio con Oriali, è uno che è sempre più uomo Inter. Allo stesso tempo però ieri sulla gestione degli uomini secondo me poteva fare meglio perché Lukaku poteva farlo uscire, Hakimi poteva dare un'occasione a Darmian dal primo minuto considerando anche la prestazione che ha offerto Hakimi, quindi qualche giocatore avrebbe potuto cambiarlo, io lo cambierei già nella partita col Sassuolo perché col Sassuolo è giusto far rifiatare e dare possibilità a giocatori che hanno più forza, hanno più freschezza e più brillantezza in questo momento della stagione, però 6,5 se lo merita perché Conte rischia di vincere 5 scudetti con 3 squadre diverse, non sono obiettivi facili da raggiungere, soprattutto lui ha preso l'Inter che non vince niente da oltre un decennio e non è facile trasformare una squadra perdente, una squadra che non vince mai, che non lotta per vincere in una squadra già pronta per ottenere grandi successi. Lui ce la sta facendo, ora deve continuare così, deve sempre tenere tutti sulla corda, questo è fondamentale. E chi lo voleva mandare via deve farsi... Ora si stanno mimetizzando tutti gli ex Conte out, stanno provando a ritrattare, ma invece dovrebbero solo dire alt, ho fatto una cazzata, ho sparato minchiate a raffica. Questo dovrebbero fare, invece non lo fanno, ma vabbè. Sarò contento io poi di vederli in piazza coi bandieroni perché cambiare sponda in base a come gira il vento in sto paese lo sport nazionale. Ma detto questo, io su Conte in questo progetto ci credo, ci credevo, ci ho sempre creduto. E quindi se si dovesse raggiungere l'obiettivo sarei doppiamente felice perché vorrebbe dire che qualcosa avevo azzeccato, però
Non voglio farmi complimenti da solo, voglio però prima vedere i fatti sul campo. Gli altri parlano, noi facciamo i fatti. Gli altri, prima di parlare, si guardassero le spalle, che rischiano di cadere pure dalle prime posizioni. Quindi noi godiamo, passiamo una Pasqua serena. Io ho appena finito di mangiare come un bufalo. Mi raccomando, mangiate, bevete, fate l'amore. Una sola raccomandazione: se bevete troppo non guidate, perché è pericolosissimo. In ogni caso, ragazzi, noi ci sentiamo martedì per il video pre-Inter Sassuolo. Diciamo, il campionato ieri è stato portato in fase di rianimazione. Se gli diamo un altro colpo possiamo ucciderlo definitivamente. Il colpo finale dobbiamo darlo mercoledì col Sassuolo. 8 punti, 11 potenziali, sono tanti. È tutto nelle nostre mani, ma mai abbassare la guardia. Forza Inter!